Preghiamo per le nostre comunità cristiane perché abbandonino invidia e gelosia, ha detto il Papa nella messa del mattino. Persona invidiosa, la persona gelosa è una persona amara. Non sa cantare, non sa lodare, non sa cosa sia la gioia. Sempre guarda cosa ha quello e io non ne ho. E questo lo porta all'amarezza. Un'amarezza che si diffonde su tutta la comunità. Sono seminatori di amarezza. E il secondo atteggiamento a chi porta la gelosia e l'invidia sono le chiacchiere, perché questo non tollera che quello abbia qualcosa. La soluzione è abbassare l'altro perché io sia un po' alto. E lo strumento sono le chiacchiere. Cerca sempre e vedrai che dietro una chiacchiera c'è la gelosia e c'è l'invidia. E le chiacchiere dividono la comunità, distruggono la comunità. Sono le armi del diavolo. Quante belle comunità cristiane abbiamo visto che andavano, ma è entrato proprio il verme in uno di loro, della gelosia e dell'invidia. Viene la tristezza. Si sono risentiti i cuori di quella gente e si esprimono con le chiacchiere. Ricordiamo questo che è successo a Saul. Dopo una grande vittoria incomincia un processo di sconfitta, ma nel suo cuore vuole uccidere. Una persona che è sotto l'influsso dell'invidia e della gelosia uccide. Giovanni l'Apostolo ci ha detto: chi odia il suo fratello è un omicida. E l'invidioso, il geloso, incomincia a odiare il fratello. Oggi in questa messa preghiamo per le nostre comunità cristiane, perché questo seme della gelosia non venga seminato fra noi, perché l'invidia non prenda posto nel nostro cuore, nel cuore delle nostre comunità. E così possiamo andare avanti con la lode del Signore, lodando il Signore con la gioia. È una grazia grande, la grazia di non cadere nella tristezza, nell'essere risentiti della gelosia e dell'invidia.